Mi trovo con Massimo Tosetti, amministratore di Autoservice e presidente di Evolgo. Buongiorno. Buongiorno a voi. E con Remo Ferrari di Electro Security. Buongiorno. Buongiorno. La domanda di rito: come vi siete incontrati, conosciuti? Noi ci siamo conosciuti, siamo professionisti che fanno parte di un team BNI, team di professionisti, ed è praticamente un network. Sì. Noi ci incontriamo una volta alla settimana e c'è uno scambio di referenze molto strutturato, dove praticamente i professionisti si conoscono, si apprezzano per le reciproche qualità e poi quindi viene naturale passarsi referenze proprio in campo lavorativo. Massimo, come presidente della rete di impresa Evolgo, so che ci tieni molto a parlarne, a divulgare. Sì, effettivamente con questo strumento della rete di impresa ci siamo approcciati verso il cliente con servizi, strumenti e formazioni molto diverse, quindi ampliando quelle che possono essere le attività, specializzandoci in certi tipi di attività che attualmente sono sempre più veloci nel cambiare, quindi tecnologie varie che trasformano il veicolo richiedono anche competenze specifiche sia per l'imprenditore ma sia ovviamente poi per gli addetti che lavorano. Quindi questo cambio all'interno della rete d'impresa ci permette di dare formazione e servizi migliori ai nostri clienti. Ecco, nello specifico Evolgo di che cosa si occupa? Evolgo, all'interno di Evolgo, della rete d'impresa Evolgo, il core business è quello dell'autoriparazione, okay. Quindi aziende che ruotano intorno al mondo dell'automotive, non esclusivamente dedicate alla riparazione del veicolo, ma al soccorso stradale, società di servizi, tutte cose che poi andiamo a dare al nostro utente finale, quindi l'automobilista, perché questi abbia i migliori servizi, i migliori prodotti e la miglior qualità per il proprio autoveicolo. In che modo si può usufruire di Evolgo? Evolgo è presente sul territorio genovese, distribuita in maniera uniforme su tutto il territorio, quindi riesce a coprire tutte le aree su Genova, ma anche su Savona, come nel Piemonte e come in Campania, perché stiamo trasformando e trasferendo il know-how che abbiamo acquisito anche in altre regioni. Quindi più crescono le regioni, più ovviamente il know-how che andiamo ad acquisire noi, e questo scambio vicendevole, è sicuramente molto molto importante. Andando sul sito o sulla app di Evolgo c'è la possibilità di arrivare al carrozziere o all'autofficina più vicina e quindi poter rivolgersi al riparatore più idoneo. Ok, per quanto riguarda le aziende, qui stiamo parlando di un'azienda nello specifico, cosa ci puoi dire? Quello che riguarda le aziende, sia l'autofficina come altre realtà lavorative possono avere necessità in campo sicurezza. Sicuramente le necessità della sicurezza possono essere sia monitorare in questo caso le parti esterne dove ci sono i veicoli già riparati, sia l'autofficina, tutelare i lavoratori che sono comunque soggetti a possibili anche infortuni, cioè monitorare proprio la situazione e tutelare anche il cliente, perché la proprietà viene protetta quando l'autofficina è chiusa, quindi quando non ci sono persone che lavorano, ma ci possono essere furti, danneggiamenti, attività vandalici e quant'altro. Questo vale per tutte le attività lavorative, nello specifico questa come altre ha delle specifiche esigenze. Il compito di Electro Security è un interno, un esterno, una zona comunque con le persone che lavorano, quindi bisogna tutelare comunque la privacy delle persone che vengono in visita, tutelare i lavoratori, quindi c'è la domanda da farsi all'ispettorato del lavoro prima di installare l'impianto. Ci sono tutte quelle procedure che noi cerchiamo sempre di dare un'assistenza, una consulenza alle aziende affinché si muovano nel modo giusto per fare le cose nel rispetto delle regole e soprattutto per avere quella sicurezza che chiedono. Correttissimo, è quello che abbiamo fatto, quindi lavorando secondo quelli che sono i criteri di sicurezza e garantendo tutte quelle che sono le normative, proprio ci serve una visione interna della sicurezza e ovviamente siccome lavoriamo, quasi tutte le aziende lavorano non soltanto per il cliente finale che è l'automobilista, ma anche per aziende, enti, noleggiatori a lungo termine e altri soggetti che richiedono comunque una garanzia sulla tutela dei propri mezzi, quindi è una condizione necessaria fornirla a noi stessi ma anche ai nostri clienti. Massimo, parlando proprio della rete di impresa, perché è così importante? Perché il mercato richiede un cambiamento delle aziende. Piccolo è bello, da solo sto bene, non esiste più da tempo. Occorre fare dei cambiamenti e l'imprenditore deve capire di mettere a disposizione il proprio know-how, proprio perché venga condiviso.
e possa, con il contributo di altri soggetti che partecipano a questa avventura imprenditoriale, crescere. E questa crescita è chiaramente legata allo sviluppo dell'azienda, facendo parte di un gruppo coeso, forte, dove vengono condivise tutte le varie esperienze. La crescita è esponenziale rispetto a quello che nel mio piccolo potrei fare da solo. Quindi, ecco, quanto è cambiata la vita da quando c'è Evolgo? Dal punto di vista degli impegni molto parecchio, perché richiede, è come una società nuova, di conseguenza richiede tutte le attenzioni di una startup. Però c'è una condivisione con delle persone, dei soggetti che sono all'interno della rete, con i quali si lavora in maniera veramente importante, e il confronto con tutti i vari soci richiede ovviamente tempo. Però questa è una crescita personale, oltre che aziendale, che rifarei proprio da zero, perché comunque siamo entrati nel quinto anno, siamo una delle la prima rete a livello nazionale nel settore dell'automotive, quindi questo ci fa piacere, viene portata come esempio più longevo, perché comunque le reti sono nate nel 2010, lo strumento della rete d'impresa nel 2009-2010, attualmente sono 20.000 aziende in circa 4.000 reti d'impresa a livello nazionale. In Liguria sono circa 70 le reti che racchiudono 350 aziende, quindi e c'è veramente una crescita esponenziale. Quindi gli imprenditori, le micro imprese, che sappiamo quanto essere importante per il tessuto nazionale, per il PIL, sono sempre più attente a condividere. Quindi riescono a crescere, dare più servizi, avendo una gestione dei costi, perché la marginalità è sempre inferiore, però anche il risparmio genera ovviamente dei margini per l'azienda. Quindi riuscire a trovare delle tecniche del marketing che è condiviso significa avere una migliore adeguata risorsa economica a disposizione e penetrare sul mercato in maniera diversa, più importante. Quindi al di là del fatto che il tempo che rimane a disposizione è un po' limitato, però sì, i vantaggi in sono realtà naturalmente... assolutamente è un investimento, il tempo è veramente un investimento, e quindi dedicarsi alla crescita della rete significa dedicarmi alla singola azienda, e di conseguenza la crescita lega uno all'altro, cioè la reciprocità di crescita: se cresce la rete cresce la mia azienda, e viceversa, se cresce la mia azienda la rete ne trae vantaggio. Certo. Remo? Io vorrei proprio sottolineare un aspetto che mi ha colpito quando con Massimo abbiamo iniziato a parlare di reti d'impresa, perché proprio semplificandola per la casalinga, col massimo rispetto del lavoro della casalinga, cioè l'alternativa è avere tante aziende che si fanno concorrenza una con l'altra, no? Nel caso della carrozzeria ci può essere il carrozziere che fa un po' meno, quello che fa un lavoro un pochettino magari meno rifinito, che perché così diventa più competitivo. O nel nostro campo ci può essere quello che fa il lavoro un po' più approssimativo, spendo un po' meno, guadagno di meno, comunque c'è una tendenza ad andare verso il basso. Qui invece la forza è quella di mettersi insieme per offrire dei servizi che io, piccolo artigiano, non sono in grado di dare. Nel loro caso mi raccontava in un'altra sede di come siano stati in grado, per esempio, di fare la pulizia degli interni della macchina con un macchinario che chiaramente ha un costo che, se soltanto un carrozziere dovesse affrontare, magari l'investimento risulta un pochettino sproporzionato, certo, rispetto a... Invece in questo modo loro possono condividere un macchinario che dà un servizio a tutti i partecipanti della rete d'impresa, con beneficio di chi? Dell'utente finale su tutta la linea, perché l'utente finale avrà un prezzo che sicuramente è basso perché non hanno dovuto sostenere un costo, certo, quell'unica cosa. Quindi beneficio per il cliente e beneficio per tutta la rete d'impresa. Quello che vorrei sottolineare è proprio come esista una possibilità oggi di fare attività impresa, di proprio intraprendere un'attività magari affiancandosi a degli altri che fanno lo stesso lavoro, quindi essere, tra virgolette, come diceva giustamente Massimo, soci, no? Soci di una rete d'impresa per crescere insieme. Cioè io credo molto nel futuro di Genova, della Liguria e non solo, e quindi dare, come dire, una speranza in più a chi vuole fare impresa oggi, perché ci sono degli strumenti che magari solo 10 anni fa non c'erano. Questo e soprattutto tanti vantaggi in più. Tanti vantaggi in più, assolutamente sì.